Buonasera e bentornati a una nuova puntata con Anteprima Calcio, puntata numero 9 in questo venerdì 8 novembre 2024 in diretta dagli studi di Super J Adriatica di Giulianova. Siccome abbiamo tanta carne al fuoco davvero e ci proietteremo al turno prossimo di campionato in Serie D Girone F, passo subito davvero a salutare il mio compagno di viaggio, lo ritrovo a distanza di qualche minuto, Giovanni Sidoni, buonasera. Ciao Matteo, ben rivisto e bentornati a tutti voi. Vi passo subito a presentare gli ospiti, dopo aver salutato Pietro Baldassare e Francesco Di Carlo in regia. Qui vicino a me ritroviamo Paolo Michetti, buonasera, giornalista, e poi ringrazio l'ufficio stampa del Notaresco nella persona di Roberto Marchione per Giovanni Formiconi. Buonasera. Buonasera e grazie di essere con noi. Notaresco che è stata di fatto l'unica abruzzese a vincere nell'ultimo turno di campionato, successo importantissimo. Guarda, parto proprio da questo, un successo importantissimo contro il Roma City, è arrivato nel finale, per una volta nel finale avete vinto voi. Esatto, volevo sottolineare questa cosa, che per una volta gli ultimi minuti sono andati a nostro favore, diciamo una vittoria che ci ha dato un po' di ossigeno, perché dopo tante buone prestazioni avevamo raccolto veramente poco. Alla fine, magari nella partita un po' più brutta che abbiamo fatto anche in casa, abbiamo raccolto 3 punti che ci danno un po' di tranquillità. Non era facile, soprattutto che Roma City veniva da un cambio allenatore, di solito quando c'è il cambio allenatore c'è la scossa, voi però avete vinto. No, anche per noi, sai, quando i risultati non vengono hai sempre un po' il freno a mano tirato, no? Vai un po' con la paura, non ti dico che non giochi le partite, però è diverso, no? Quando hai un po' di entusiasmo, quando sei lì, anche le giocate le rischi un po' di più. Noi veniamo da dei risultati che non ci davano, abbiamo cambiato anche modulo nelle ultime partite, quindi dai, eravamo un po' scombussolati, diciamo che questa vittoria ci ha fatto tanto bene. Era doveroso partire con il Notaresco, ma così come abbiamo fatto con una poltrona per due, soffermandoci molto su quanto è successo tra Atletico Ascoli e Avezzano, vi ricordo intanto il numero se voleste interagire con noi, 392-4349-528 per i messaggini WhatsApp, ma intanto siccome è collegato il patron Pecorelli dell'Avezzano, lo vado a salutare subito. Buonasera e benvenuto in collegamento ad Anteprima Calcio. Ciao Lopres. Grazie per l'invito, buonasera. Presidente, noi abbiamo iniziato una poltrona per due, ma vogliamo iniziare anche Anteprima Calcio, prima di proiettarci ai prossimi impegni, proprio rivedendo le immagini a distanza di una settimana, i momenti drammatici che sono stati vissuti. Voi intanto vi siete sincerati delle condizioni dei giocatori, ma poi avete voluto ringraziare l'Atletico Ascoli, ma anche i sanitari in campo. Assolutamente, assolutamente. Anche perché quando succedono cose di questo genere non c'è mai nulla di scontato. Quindi il presidente in primis, ma tutti i dirigenti di Ascoli si sono subito attivati per cercare di darci il massimo supporto. Quindi proprio perché non è scontato, credo fosse giusto ringraziarli, insomma. Assolutamente, vabbè Andrea, eravamo lì, chiaramente è stato un momento, come dicevamo prima, di particolare paura, di particolare apprensione, insomma ne abbiamo anche parlato, però ci confermi che la situazione è parzialmente almeno rientrata per quello che concerne lo stato di salute dei due ragazzi, cioè che il peggio possiamo dire che è escluso. Questo fortunatamente lo possiamo dire, i ragazzi sono stati per il momento entrambi dimessi, Andrea Esposito con 20 giorni di prognosi, poi potrà piano piano riprendere gli allenamenti, Alberto Senese invece dovrà passare necessariamente per un'operazione che riduca la frattura infossata dello zigomo, però anche su questo sembra, ripeto sembra, ci siano delle questioni positive che possano in qualche modo accorciare un po' i tempi di recupero. Perfetto. Io non so se qualche domanda a Paolo, che segue l'Avezzano da... Intanto va bene. Piacevole sentire che stanno andando bene le cose sotto il punto di vista sanitario. Certo, quest'anno, Presidente, non ce ne va bene una. Stiamo veramente con la sorte parecchio in credito. La prossima, noi recuperiamo il mercoledì, quindi finiamo la partita con l'Ascoli. Lei su questa partita c'ha qualcosa, ci può dire qualcosa, con chi giocheremo?
Allora, intanto mi associo al pensiero riportando una frase in questi giorni molto cara al nostro mister, che dice: certo che quando piove, piove forte. Quest'anno sembra, insomma, che debba che ci stia succedendo di tutto. Io spero, insomma, che non debba più succedere nulla, perché insomma abbiamo già fatto un abbondante pieno. Ha dato. Diciamo che la società è già intervenuta in settimana riportando Cultraro come portiere. L'hanno passato un'ottima stagione con lui in biancoverde. Ci potrebbero essere altri innesti da qui a mercoledì? Assolutamente sì, insomma, siamo in queste ore in definizione per un paio di innesti. Il problema in questo periodo, non essendoci una finestra di mercato, siamo costretti ad attendere anche sviluppi e risoluzioni da altre parti, insomma, e quindi i tempi si allungano. Noi vorremmo essere sicuramente più veloci, soprattutto perché non ci aspettavamo questa velocità per la ripetizione della partita. Però comunque, insomma, nonostante si ripartirà dal 3-0 dal minuto 27, insomma, non ce la andiamo comunque a giocare. Assolutamente, assolutamente chiarissimo. Devo dire che anche io sono rimasto abbastanza stupito della velocità poi della data del recupero, perché pensavamo tutti a date, insomma, un po' più in avanti su quello che è il calendario. Passano alcune settimane. Di norma sì, invece questa verrà rigiocata subito, chiaramente. Insomma, con tutti i problemi poi per un organico che in questo momento deve per forza di cose fare a meno, per metterci un altro po' in difficoltà. Sì, di fatto sì, nel senso che ci saranno sicuramente questi due assenti ulteriori, quindi gli infortunati. Mi viene in mente che tra parentesi Atletico Ascoli e Avezzano hanno neanche avuto il tempo, perché il dispositivo è uscito martedì, mercoledì, di chiedere un eventuale anticipo, magari giocare al sabato per poi giocare esattamente, esattamente. Questo però è prassi, che non abbiamo sentito le società. Andrea, ma c'è stata un'interlocuzione tra voi e l'Atletico Ascoli per fissare la data, o è stata una decisione della Lega? No, una decisione della Lega che, insomma, per quello che può contare, almeno da parte nostra, ci ha colto particolarmente sorpresi, perché insomma, al di fuori della velocità di esecuzione e del fatto che, come giustamente stavate sottolineando voi, non ci hanno neanche concesso la possibilità di organizzare un anticipo della partita, perché di fatto noi in 7 giorni ci ritroviamo a fare 3 partite. Al di fuori poi del fatto che, insomma, le problematiche che abbiamo per domenica saranno poi alla fine le stesse che avremo per mercoledì, perché comunque anche i nuovi innesti non saranno in grado di poter essere di aiuto, insomma. Anche perché noi giochiamo domenica e lunedì riprendiamo gli allenamenti in vista della partita di mercoledì. Però insomma ci siamo fatti carico del fardello, quindi siamo proiettati a giocarcela fino in fondo, insomma. Assolutamente chiarissimo. Io sui nuovi ti volevo chiedere se è già a disposizione invece Cultraro, che immagino possa già giocare domenica. Cultraro è a disposizione, credo, insomma, che sia della partita. Approfitto della disponibilità del presidente, magari non i nomi, ma su che ruoli state intervenendo? In questi nuovi innesti che ruoli andranno a interessare? Allora, quelli che definiamo in chiusura sono un difensore centrale e un centrocampista. Stiamo lavorando per un ulteriore difensore centrale, per una punta, e insomma, poi adesso tra qualche giorno comunque arriverà l'apertura della finestra di mercato e quindi magari ci sarà anche un po' più scelta. Assolutamente. Andrea, invece, a livello di umore, chiacchierando, giustamente avevamo sottolineato dopo il brutto incidente di mercoledì, di domenica scorsa, che magari un evento del genere può essere anche
uno di quegli eventi catalizzatori per compattare poi quello che è lo spogliatoio. Spogliatoio che in ogni caso io reputo sia ugualmente molto compatto in questo momento. A livello di umore e di spirito c'è chiaramente tanta voglia di uscire fuori, no? Immagino anche da parte della squadra da questa situazione che, io poi ripeto, anche tanto per sfortuna, a mio avviso, sta attanagliando la squadra. Ma dunque, sicuramente c'è un ambiente compatto, anche perché chi non era allineato poi in un modo o in un altro non c'è più. E l'unico vero pericolo è che tutti possano non aver superato l'evento traumatico, perché veramente dell'incidente quello che io ricordo con più terrore non è stata la botta e i ragazzi a terra, quanto le facce dei loro compagni che erano completamente persi, completamente con sguardi vitrei, persi nel vuoto, chi piangeva, chi era catatonico, perché chi subisce un incidente lo subisce, quindi non ha tempo di pensare altro, magari pensa semplicemente al dolore, no? E chi invece sta lì pensa che poteva accadere, e quindi subentra poi una questione psicologica che, insomma, poi ognuno dovrà superare. È un po' il discorso che facevamo oggi in merito al portiere, perché dopo che subisci un trauma così forte per un'uscita, il quesito è quando ti risentirai tranquillo di poter fare un'uscita? La prossima come la fai? Certo. Se la fai. Così. Esatto. Paolo, non so se hai un'altra domanda. No, io ho sentito con attenzione quello che ha detto il Presidente sono stato stupito dal fatto della ripetizione della partita già adesso, senza che abbiano, adesso ci conferma che nessuno ha telefonato, che devo dire, un'altra sassata. Non so se prenderla, diciamo così, che andiamo già con 3-0, quindi voglio dire, l'avevamo già in qualche maniera metabolizzata la sconfitta, no? Però comunque che non abbiano fatto la telefonata, boh, anche per se, cioè, non è una cosa così di poco conto. Allora. Diciamo che sotto l'aspetto psicologico noi siamo un po' più sereni, no? Perché comunque tutto quello che riusciremo a fare sarà di guadagnato. È tutta oca. Certo. Io saluto nel frattempo Daniele Romandini, vice allenatore della Civitanovese. Daniele, buonasera, grazie di essere con noi. Fra qualche minuto veniamo da te. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Sì. Ovviamente per parlare anche del prossimo appuntamento tra Terano e Civitanovese, per sapere come sta comunque la Civitanovese. Col patron Pecorelli possiamo parlare anche, prima di congedarlo, possiamo dire che contro il Roma City, ma comunque nelle prossime settimane, anche con l'arrivo di nuovi innesti, inizia un nuovo campionato per l'Avezzano. No, purtroppo no, prosegue il campionato di adesso. Noi speriamo di poter riaddrizzare la barra dritta e iniziare, insomma, a recuperare le posizioni e tornare in quella zona di classifica che riteniamo ci competa. Abbiamo perso alcune partite per demeriti, ne abbiamo perse delle altre veramente solo per nostra responsabilità, e quindi abbiamo necessità, come dice il mister, adesso di ragionare domenica dopo domenica. L'idea intanto è quella di fare punti da mettere in cascina e poi tirare le somme quando saremo in grado comunque di poter presentare una squadra completa. Noi lo scorso anno ci lamentavamo quasi tutte le domeniche, nonostante avessimo una rosa molto ampia, dei tanti infortuni che ci decimavano. A confronto dello scorso anno è stata una passeggiata di salute, quest'anno è qualcosa di terribile, veramente terribile.
tra influenze, fratture, infortuni, risentimenti muscolari, eccetera, eccetera, ci stanno mettendo particolarmente in difficoltà. Io parlo tutti i giorni con l'allenatore che mi dice: io vorrei poter fare la formazione e non essere costretto a dare le maglie. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è intervenire il più velocemente possibile, dandogli la possibilità di scelta. No, mi aggancio, forse l'aspetto che ha sottolineato il Presidente è quello della parte psicologica dei ragazzi, spero che almeno io la vedo sempre in positivo, no? Da un problema magari cercano che giocando mercoledì magari accelerino quel passaggio, cioè di scacciare la paura, ecco, di rientrare Poi un attimo. sono due appuntamenti adesso E magari seguiti, quindi sono domenica e carichi mercoledì. per altri motivi, magari Pochesci poi è un bravo allenatore sotto questo punto di vista, abbastanza, lo vedo abbastanza agguerrito, quindi riesca a fargli superare presto sta cosa e per arrivare domenica che già hanno smaltito un po' di sto timore, perché comunque sono ragazzi giovani, Eh cioè sì. sai, la paura lì c'è la presa. Certo, quantomeno come carattere, probabilmente il mister è la persona giusta per aiutare i ragazzi a superare, no? Questo momento, sia per esperienza poi che per grinta e determinazione, no, Andrea? Beh, sicuramente, insomma, la scelta sul mister è ricaduta proprio in questo senso, perché la sua esperienza, non solo tecnica, ma anche di governo e di supporto, è sicuramente importante. Però poi non voglio necessariamente andare controcorrente, però mi piace ricordare che si può veramente fare poco per le paure degli altri. Certo, assolutamente, questa è un'analisi corretta. Sollecito Giovanni, intanto per magari, siccome il Presidente è in collegamento, la Roma City l'avete battuto domenica, Roma City che farà la seconda trasferta consecutiva in Abruzzo, giocherà ad Avezzano, intanto se ci dà un giudizio su Roma City come l'hai visto e poi da giocatore anche di una certa esperienza, questi momenti si passano, cioè come dare qualche consiglio da giocatore? Beh, su Roma City devo dire che è una squadra che è difficile da affrontare, ma come tutte, abbiamo visto che è un girone complicato. Mi ha dato l'impressione di una squadra molto fisica, quindi sugli uno contro uno, sulla squadra schierata, diciamo, fanno il loro gioco forza. Quindi hanno dei giocatori di struttura, soprattutto sulle palle native. È una squadra ostica, come tutte quelle del girone. E sul momento io penso non ci siano grossi consigli da dare, solo il tempo. E sicuramente il fatto che i ragazzi adesso, diciamo, il peggio sia passato può aiutare un pochino, però il trauma rimane, no? È fresco. Quindi io solo a rivedere le immagini, non ero Sì. presente, è forte, no? Sono quelle dinamiche che spaventano. Anche chi, cioè, io che non ho giocato quella partita mi spavento, perché sono dinamiche che possono capitare in qualsiasi momento, però poi quando capita ti trovi dei compagni in quella situazione, è veramente dura. Io penso che il tempo poi aiuterà, poi sono giocatori che sono più esperti di me, ci vorrà un po' di tempo, io spero che sia già, col fatto che i ragazzi stiano meglio, sia già alle spalle. Perfetto. Andrea, grazie, ti liberiamo. Grazie mille di cuore per essere stato con noi. Grazie. È sempre un piacere, grazie a voi e buon proseguimento. Ci vediamo domenica. Un abbraccio. Buona serata a voi. E dunque, abbiamo iniziato sull'Avezzano che ovviamente Patrone ha almeno quattro innesti, ha detto due difensori centrali, centrocampista Certo, e un un'annata di una attaccante. sfortuna. Speriamo che arrivino, speriamo che non andrà troppo sotto Comunque in attesa. anche bizzarra la scelta della gara da recuperare subito. È strana perché la telefonata che si Strana. doveva farla, sai, lunedì ricominci, mercoledì giochi, cioè quasi dai il 3-0, cioè, voglio dire. Però sotto il punto di vista di quella della paura dei ragazzi, magari di rimetterti subito in campo, è come quando fai un incidente e riprendi subito la macchina, cioè Certo, in sì. qualche Ricordo, maniera. almeno ricordo quando è successo altrove, quando sono sospesa per nebbie, oppure nel comunicato successivo c'era che si rimandava Non c'è stato un al. comunicato soprattutto. Ma non è un problema di finestra, capito? Sì, C'è sì, nella sì, sì. nostra. Per No, no, cui c'era quindi. tutto lo spazio, anche postumo, no? E poi nei comunicati successivi si scriveva, si recupera, si prosegue in tale data. Stavolta si vuole fare tutto con te mangiato, In fretta, non si vogliono dico. avere ste rischi. Ma sai, ripeto, non voglio fare. Spero No, tanto che la Zanoa recuperi.
però se devi giocare questa così, questa l'avevamo già data per come erano stati quei 27 minuti, l'avevamo già data per andata, quindi... Beh, per quello che si era visto presumibilmente... esatto, non credo che sarebbe fine diversamente. Però magari serve per questi ragazzi, per rimetterli subito, per rigettarli subito in una rischia, magari domenica prossima saranno un po' più ferrati. Cioè l'unico modo di prenderla è così. Già. E dunque Avezzano abbiamo detto quindi che giocherà contro il Roma City, esordio dunque per Giovanni Cultraro in porta, classe 2003, l'anno passato era già ad Avezzano. Paolo, portiere comunque che ha dato sempre grande affidabilità. Sì, diciamo non siamo andati male lì, il discorso della squadra, vediamo che cosa si inventa poiché esce domenica, già mercoledì lo vediamo. Veniamo alle altre gare. Il Teramo affronterà la Civitanovese al Gaetano Bonolis. Intanto la prima notizia, che ovviamente noi conoscevamo da abruzzesi che seguiamo da vicino le vicende biancorosse, ma è emersa sul comunicato di oggi della Lega Nazionale Dilettanti, che anticipa il turno di campionato, perché c'è stata la variazione definitiva. Il Teramo non giocherà più a Notaresco, al Savini, ma giocherà da oggi fino alla fine della stagione al Bonolis di Gaetano Bonolis. Quindi già questa è una notizia di per sé, dopo le problematiche che abbiamo affrontato anche qui col patron Filippo D'Antonio ad Anteprima Calcio. Vado a salutare e risalutare soprattutto Daniele Romandini. Daniele, veniamo al momento della Civitanovese. Coppa Italia a parte, c'è stata la sconfitta di Castelfidardo, venite da una partita che dove... un po' c'è stata di rabbia perché l'Isernia ha pareggiato proprio nei minuti finali. Diciamo che col Notaresco avevate pareggiato nei minuti finali, con l'Isernia avete subito il pareggio nei minuti finali. Sì, c'è... innanzitutto buonasera a tutti. C'è rabbia e... per come è andata, però certe partite devi chiuderle. E quindi... ci possiamo solo dare la colpa a noi stessi. Che stato di forma, di salute sta attraversando la Civitanovese? Ma noi siamo una squadra in salute, non è che abbiamo cali fisici o... anche perché il campionato è iniziato da poco. E stiamo bene, siamo tutti a disposizione, e dobbiamo solo giocare le partite, le stiamo preparando bene, perché le prestazioni ci sono, però purtroppo la prestazione non è sintomo di risultato. Spagna, credo che a Teramo salti l'ultima delle 7 giornate di squalifica, vero? Sì, Stefano salterà l'ultima contro il Teramo, sì. Da questo punto di vista è mancato nell'economia del gioco, anche se poi sono arrivati i giocatori, è arrivato Capece, è arrivato l'altro giocatore che è entrato subito nel vivo. Sì, Stefano è fuori da 7 partite, sono arrivati anche Esposito, Bevilacqua, Capece. E il nostro, forse l'unica nostra pecca potrebbe essere gli ultimi 20 metri, la finalizzazione. E forse Stefano ci poteva dare sicuramente una soluzione in più. Ecco, la situazione di Vittorio Esposito, perché qualche volta non l'abbiamo visto in formazione, è infortunato? No, Vittorio è solo stato fermo per un problemino muscolare, si è tornato ad allenare questa settimana in squadra e domenica sarà tra i convocati. Ovviamente da neopromossa ti dico, c'è tanto entusiasmo ovviamente a Civitanova per una Serie D ritrovata a distanza di anni. Sì, è una Serie D ritrovata da distanza di anni, c'è molto entusiasmo e questo ci dà un'ulteriore spinta nel voler far bene. Tu che hai seguito questo campionato sia a Notaresco ma anche con la San Benettese, hai ritrovato anche Sante Alfonsi che guida la formazione della Civitanovese, che tipo di campionato, che tipo di girone quest'anno hai trovato, stai trovando? Quest'anno il girone F per me è il più difficile, perché le squadre, anche le meno blasonate, le meno forti economicamente, se la giocano. Adesso state facendo vedere la classifica, se penso al Fossombrone.
E non solo, sì, un girone Sì. veramente imprevedibile, lo Lo commentavamo dicevamo qualche prima. settimana fa, ognuno può vincere con chi. Non ci sono Ma poi partite tre partite di seguito, che. Sì, giochi bene, sì, cioè sì. molto gol. Non l'abbiamo detto prima, ma anche il risultato del Castelfidardo a Sì, casa che della Reganatese, è costato la panchina a che è Filippi. costato la panchina a Filippi, è di quelli assolutamente Sì, imprevedibili. il Reganatese di fatto già ha perso l'altro attaccante, adesso sbaffo anche da qualche Sbaffo. settimana non figura. Almeno Nelle. nei titolari, e quindi sono Sì. due perdite importanti. Ma poi abbiamo Infortunio. Termoli, l'Isernia, cioè il Sora, abbiamo i satelliti che possono fare la differenza in qualsiasi. Sì. È difficile, è complicato. Sì, Quindi sono d'accordo. lettura correttissima. Sì, eh Daniele, questa gara di Teramo contro la squadra attualmente più in forma, almeno per quanto riguarda i risultati utili. Ma il Teramo, se non vado un po' a memoria, ha perso la prima col Fossombrone 4-1 e da lì non si è più fermata. Ha avuto pareggi e vittorie. Ha vinto Senigallia e Sora, mi sembra, e poi ha pareggiato con la Fermana. Una squadra che segna perché mi sembra che ha 15 gol all'attivo, subisce poco perché mi sa che era terza o quarta miglior difesa con 9 gol subiti. E una squadra in forma, sì. Quali si potrebbero essere i pericoli maggiori, soprattutto giocando al Bonolis, dove il Teramo ha trovato il suo fortino, 3 vittorie su 3, senza subire ancora reti? I pericoli maggiori sicuramente possono essere Pavone, D'Egidio, Galesio e sicuramente l'ambiente che ci aspetta, un ambiente caldo che spinge il Teramo a fare bene in casa. In particolar modo questa di Civitanova è un'esperienza comunque importante. Sì, a livello personale per me è importante come tutte le altre, perché sono un tecnico giovane e devo ancora fare e dimostrare soprattutto. Chiarissimo, veramente Grazie Daniele. chiaro. Grazie a Grazie a Daniele voi. Romandini, grazie Grazie di cuore. a Marta Bitti dell'ufficio stampa della Civitanovese Calcio che ringrazio, grazie a Daniele Romandini, vice allenatore della Ciao, Civitanovese. Buona grazie a serata. voi, Buona buona serata, serata. buon compleanno. E dunque, Vabbè, abbiamo detto se di la gioca anche la sì, perché Civitanovese, decisamente sì. 9 punti, abbiamo zona visto che è un playout. campionato veramente aperto ad ogni Sì, altra risultato. squadra che magari a bocce ferme avremmo dato subito, non dico spacciata, ma comunque con qualche difficoltà Anche se poi è riuscita di comunque a mettere degli troppo. innesti importanti, Esatto, Capece esatto. che, se non sbaglio, esordì proprio contro il Notaresco Ha e segnato contro il segnò proprio il Notaresco. Vittorio rigore e Esposito. finale, Vittorio Esposito. Esposito. No, ma hanno Sì, fatto un mercato poi alla fine per la categoria. Un sacco di panchine, tanto. Eh sì, ne sono saltate tante effettivamente Eh nelle sì, stagioni. al momento sono tante, Io, siamo terzo del sai che col campionato. tempo io sono arrivato alla conclusione a livello personale che credo che cambiare prima è meglio, no? Nel momento in cui uno inizia a vedere che non va, meglio velocizzare, perché poi invece tante situazioni si Vengono protraggono per trascinate. tanto tempo e i Ma probabilmente risultati. la tua analisi è giusta, ma probabilmente dipende molto dalla mancata strutturazione, forse c'è un problema anche di strutturazione all'interno delle società, perché non, cioè, se arrivi così presto ad un contrasto interno, diciamo, Certo, no? Squadra, ma allenatore, sai, a eccetera, il volte. problema è anche il manico, chiamiamolo così, non dell'allenatore, ma anche non c'è sicurezza, forse non c'è tranquillità all'interno della struttura. Della struttura, Può certo. darsi che sia un problema della D, che sia un problema delle categorie minori, che un po' la volubilità, però comunque sono tanti quelli che Certo, ne sono stanno. saltate tante, effettivamente, Cioè, ad andando a ultimo riguardare. l'Aquila, gli dì, cioè, è tra quelle, quindi vuol dire che non c'è tranquillità. Per bocca, la stessa bocca del direttore generale, queste sono state le sue parole, proprio. L'ha confermato. Strano però, in un ambiente a livello poi societario così forte, no? Beh, insomma, l'Aquila, al di là quel grosso scivolone dei 5 gol, poi comunque se le ha sempre giocate, come tutte quante le altre, non stava andando particolarmente male. Poi domenica è stata anche sfortunata, perché Probabilmente sì, al di là della sconfitta di Sammetto pesante, che c'è stata però quella c'è di la Roma. No, sconfitta adesso, o 5 o sì. 1, comunque con la Sammettese ci Anche il sta. fatto di non aver mai vinto fuori casa, probabilmente.
ha influito. Ha pesato. Beh, per una squadra che deve vincere il campionato sicuramente è un limite ancora importante. Comunque stava lì. Dopo 10 giornate. Comunque stava là. Sì, sì, comunque sta lì perché nessuna è scappata. Vabbè, no? Ho capito, però certo, comunque ci stava. Certo. Ha superato anche il turno di Coppa Italia in settimana grazie alla rete di Casella, che Giovanni conosce bene, che poi con un euro gol si è fatto in settimana il nome di Alessandro Bruno, che avrebbe ritrovato diversi suoi ex giocatori. Belloni. Tanto ti chiedo di Mattia Evangelisti come allenatore, come lo avete fatto il cambio tra Alessandro Bruno e Mattia Evangelisti, che l'anno scorso era il vice, come reputi queste prime giornate con Mattia? Ma intanto, nonostante sia un allenatore alle prime armi, l'anno scorso c'è il secondo, ha fatto il primo per un paio di anni fa, credo. Guardia Pomano. Però ha tantissimo entusiasmo, tantissimo di lavorare. Io e lui ci confrontiamo, ma anche con la squadra, quindi è una persona molto intelligente e che ha un amore per questo sport incredibile. Questa penso sia la cosa principale. Rispetto a Bruno, da Bruno ho preso tante cose, anche nel gestire la settimana, ha preso tanti spunti. I risultati poi non aiutano, no? Come dicevo prima, quindi ha dovuto cambiare, siamo partiti con un'idea, adesso abbiamo cambiato, stiamo trovando un'altra continuità, però io penso che sia un ragazzo preparato, che dovrà fare la sua strada, è normale che noi dobbiamo dargli una mano il più possibile, soprattutto noi vecchietti. Poi è bello che anche la società in un momento in cui non arrivavano i risultati subito si è esposta a sua tutela, no? Questa è una dimostrazione importante. No, io guarda, infatti volevo collegarmi anche al tuo discorso, poi ogni dinamica è diversa, però io credo quando tu cominci con un progetto è giusto anche, no, dare un po' di fiducia, certo, di continuità, no? Se tu credi fortemente in quello che fai, poi uno deve vedere, sono tante dinamiche, però se guardi, adesso io parlo della situazione Notaresco, le prestazioni nelle prime giornate non sono mai mancate, esatto. Quindi alla fine, certo, se un uomo è di calcio va a vedere quello, poi è normale che le persone possono vedere il risultato, non possono essere contente, certo, però da società credo che sia stata fatta la cosa giusta. Assolutamente, sì, assolutamente. E questo è un pensiero che mi trovo d'accordo, perché poi faccio sempre l'esempio dei piani alti, noi siamo ai piani alti perché Gasperini era in bilico, sì, all'Atalanta, a Pescara si giocava perché il Crotone giocava all'Adriatico, perché non aveva il campo a propria disposizione, Crotone-Atalanta, l'Atalanta vince a Crotone, e cambia la stagione. Si salva la panchina di Gasperini. Dell'Atalanta, sì, che adesso è diventata una top europea. Ma l'esempio di Gasperini calza anche quando è stato il litigio con Papu Gomez, cioè la società è stata, scelta, sì, è stata quella. Quindi tante volte con l'Inter, per esempio, non ce l'hanno avuta questa costanza, e Gasperini l'hanno lasciato andare. E oggi l'Atalanta, secondo me, è una delle prime 4-5 squadre che stanno in Europa con il gioco. Sì. Io direi, Giovanni, di andare a vedere qualche formazione. Ma sì, dai, anche perché... Bravo. Vediamo qualche... Chiacchierando di calcio, poi il tempo passa. Cominciamo a vedere intanto quella dell'Avezzano, il fatto che giocherà con Roma City. Perché, come dicevamo, per tornare al discorso di prima, probabilmente non ci sono tutte queste scelte. No, purtroppo. Veramente poche. Peraltro Roma arriva a 11, sì. Peraltro Roma City che non si è ripreso subito in campionato, ma si è ripreso in Coppa, clamorosamente vincendo 3-0 contro l'Atletico Lodigiani, quindi squadra che presumibilmente poi arriva in salute. Cultraro tra i pali, consueto 3-5-2 di mister Pocheschi, Bassini chiaramente da perno centrale del terzetto, braccetto sinistro al Graziano, abbiamo proposto braccetto destro Ferrani che dovrebbe rientrare, ma ci arrivano voci di una sua possibile assenza. Quindi questa è una voce proprio dell'ultimo minuto, ci è arrivata proprio subito prima dell'ingresso. Quale alternativa ci darebbe? Suppongo De Lorenzo, un under che si dovrebbe andare a schierare come braccetto destro, già l'ha fatto nella prima partita di Pocheschi. A centrocampo a 5, Verna come play, Luciani e Mascella nel terzetto interno vicino a lui, e poi sulle fasce a destra Ferrandino e a sinistra Joao Alessi, e davanti confermata la coppia composta da Ferrari e De Silvestro. Questo il quadro degli uomini, soprattutto non infortunati, perché veramente siamo con tanto scelte... Per chiudere il discorso dell'Avezzano, questo è Roma City. Questa è contro il Roma City per domenica, sì. Menzione speciale. Ma è quasi la stessa che ha giocato contro l'Atletico Ascoli. È quella di chi giocherà mercoledì? Suppongo di sì. Suppongo di sì. Cambiano il portiere e un difensore, chiaramente, perché non c'è Senese. Per il resto non credo che recuperi qualcun altro. Tanto per chiudere il discorso, menzione speciale per il team manager Marco Romano dell'Avezzano, che le cronache raccontano non si sia mai allontanato dall'ospedale Mazzoni dove erano ricoverati due. E te ne dico un'altra, ragazzi. A proposito di capocciate, lo dico chiaramente in senso scherzoso, ma purtroppo poi i fatti sono
tristi, anche nell'ultima trasferta a San Benedetto del Tronto, sì, ha preso un grosso colpo in testa a Filippini. Abbiamo accompagnato noi Marco all'ospedale per, e poi è rimasto. Quindi insomma, un momento proprio non fortunato. Dopo la Vezzano andiamo a vedere invece Teramo, come si potrebbe schierarsi il Teramo nella gara casalinga contro la Civitanovese, che è squadra più da trasferta che in casa la Civitanovese, perché in casa ha solo pareggiato, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre fuori casa ha colto le uniche 2 vittorie fino a questo momento. Lo schieramento dovrebbe essere quello abituale, l'unico dubbio potrebbe essere a centrocampo, dove c'è il ballottaggio probabilmente a 3, perché nelle ultime 2 settimane ha giocato Boundwall Spinner. Ferraioli è entrato nel secondo tempo della gara di Fermo, ma scalpita anche Messori, che non ha mai giocato titolare fino a questo momento e potrebbe avere una sua chance. Quindi l'unico dubbio potrebbe essere questo, nello schieramento oramai collaudato del Teramo di mister Marco Pomante, che giocherà al Bonolis contro la Civitanovese. Andiamo a vedere anche il possibile schieramento dell'Aquila, tenendo presente che Michele De Feo, disse ad Ancona, è un ex. Perché era vice di Donadel dopo la sommella di Colavitto. Sì. Parliamo dei primi mesi della scorsa Serie C. Ed eccolo qua, il 3-4-3, supponiamo che l'Aquila dovrebbe andare a schierare, con Michelin confermato tra i pali, Casella, Alessandretti e Brunetti in difesa, a centrocampo Gueli, Del Pinto, Misuraca e Zuccherato, anche se abbiamo più di qualche dubbio per quello che concerne il centrocampo aquilano, e poi davanti non dovrebbero esserci dubbi particolari, con Vanegas e Giampaolo a supporto di Belloni. Noi ovviamente diciamo, come sempre, siamo il venerdì sera, gli schieramenti possono cambiare in corso d'opera, a maggior ragione all'Aquila, dove è arrivato un nuovo allenatore che ha preso praticamente possesso della squadra giovedì, perché poi in Coppa Italia mercoledì c'era Baldassare. C'era il vice di... E quindi potrebbero esserci cambiamenti. Assolutamente, peraltro c'è stata la conferenza poco fa di presentazione, quindi insomma... Questo per quanto riguarda anche l'Aquila impegnata al Del Conero contro l'Ancona di mister... Gadda. Notaresco invece che giocherà a Castelfidardo, qui dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché in quanto a infortuni a Notaresco non è che state tanto bene, nel senso che il giovane D'Ascenzio ha ripreso a lavorare con il gruppo, vedremo se sarà convocato o meno. È pronto a tornare Pulsoni. Di Bartolo invece, dopo l'infortunio all'Aquila muscolare, almeno ne avrà fino a fine mese, però c'è un nuovo innesto a proposito di mercato che è stato ufficializzato nella giornata di oggi dalla società del presidente Di Battista, e si tratta di Mattia Felici, attaccante classe 2002, cresciuto nella primavera dell'Ascoli, ha giocato con Giuliano, Rieti e Cittanovese, da non confondere con la Civitanovese. Quindi da questo punto di vista chiediamo subito a Giovanni, è già arrivato, teoricamente lui è pronto. Sì, lui si è allenato con noi questa settimana, tesseramento ufficiale, quindi penso sia della gara. Però Valenzo, un'altra curiosità prima di vedere le formazioni. Arrigoni, Ferri e appunto Formiconi, siete tutti e tre diffidati. Siamo partiti forti con le ammonizioni. Sì, mi ero risparmiato io, ma l'ultima partita ho pareggiato subito i conti. Sì, siamo tre in diffida, abbiamo preso le prime giornate. Difensivi poi. Sì. Vedremo, dai, cercheremo di stare attenti adesso, tanto prima o poi, sperando di non incombere, no, in 3 squalifiche simultanee. Beh, certo. Quello sarebbe un bel problema, però vedremo. Vediamo il possibile schieramento del Notaresco a Castelfidardo, anche se poi ne parlavamo questa mattina anche con Roberto Marchione, ha detto stampa, Evangelisti ci ha abituato sempre di fatto a cambiare sempre lo schieramento da una settimana all'altra, voi per infortuni ma non solo. Questo potrebbe essere lo schieramento, ovviamente da valutare il rientro meno di Pulsoni, l'Oliva in porta, Formiconi e Ferri centrali, Braccia, Quacquarelli, il ballottaggio tra Forcini e Agostini e poi Arrigoni, Di Cairano e Ciutti e poi Persano e Salli in attacco, ma questo ovviamente è un possibile schieramento. Poi il mister che era qui qualche settimana fa ce lo disse, io decido sul pullman che ci porta al campo, quindi mancano ancora 48 ore. Voglio fare previsioni noi. Potrebbe essere uno schieramento questo? Il modulo dovrebbe essere questo, l'unica cosa che posso dire. Almeno ci siamo. Veniamo al Chieti. Sì. Che intanto possiamo dire alcune notizie. Domenica il big match, Chieti-San Benettese. Mercorelli salterà la 3ª di 4 giornate di squalifiche, perché in settimana è stato rigettato il ricorso presentato dalla società. Potrebbe non esserci Balic ancora. Sì.
È in dubbio anche Ceccarelli, che ha saltato la gara di Sora per un problema muscolare, è in dubbio, staremo a vedere. L'unica cosa certa è che non ci sono più biglietti in vendita, perché non avendo avuto l'ok per riaprire gli stinti, sono 4.999 italiani già esauriti, quelli della San Benettese 650 erano stati esauriti in poche ore, gli altri per i tifosi del Chieti sono andati esauriti altrettanti in poche ore, già a diversi giorni prima del match, a testimonianza che quella di domenica è veramente una gara big molto match importante. Tra parentesi, questa settimana prima del match allo Stadio Angelini saranno Filippo Roma delle Iene e Valeria Marini. Valeria Marini, Paolo. Io non so se i biglietti li prenderò per questo fatto qua, però comunque va bene, per la città è bello, è positivo, porta un sacco di gente allo stadio, è un momento di festa. Sei d'accordo con questi eventi pre-gara? Sì. Sì, io non li precludo. Le famiglie sono aumentate. Stile Super Bowl, quando ci stanno, dalla mattina cominciano o il Gran Premio, quando ci hanno, per me va bene. No, sul Chieti c'è solo una perplessità, non ho ancora capito sta macchina come va avanti, diciamo così, ancora non mi convince molto tecnicamente nello squadrone, però poi c'ha alti e bassi, pareggia in casa. Cioè, non la vedo ancora, forse non prendono ancora le misure, poi io non sono un calciatore, non so, però la vedo, cioè non mi convince 100% la squadra, è forte ma aspettavo qualcosa di più. In settimana abbiamo visto qualche dichiarazione sia da parte del mister che da parte del presidente dopo la prestazione non positiva di Sora, che ha portato un punto in rimonta. Comunque il punto l'ha portato in rimonta, che è sempre meglio sì, di sì, niente. Sì. Poi, sì, certo. Però si è chiesto un maggiore impegno ai giocatori. Ecco, sì, perché voci di corridoio davano giocatori, no? By night, della serie vita notturna, e lì in qualche maniera qualcuno, no, dico la telefonata, sta a letto o sta in discoteca, insomma, non ci sta, non lo so. Una fulgenza in un famoso film. Esatto. Vediamo allora lo schieramento del Chieti contro la possibile, contro la San Benedettese. 4-3-3. Gara sì. Da tantissime polemiche, sì, dal sì. Punto di vista arbitrale l'anno scorso. Sì. Comunque, Servali tre pali, della Quercia a destra, Sini e Schiavino dovrebbero essere confermati al centro della difesa, Guerriero Lander a sinistra come terzino. Pacchetto di centrocampo che non dovrebbe osservare particolari sorprese, con Di Paolo, Antonio, Forgione e Casciano. Davanti Touré ed uno tra Ceccarelli o Gibilterra, in base chiaramente alle condizioni di Ceccarelli, a supporto di Fall, che resta chiaramente il centravanti indiscusso e titolare. Anche ex domenica. Eh sì, molto legato peraltro alla città sì. Di San Benedetto del Tronto. Ci può prima San Benedetto e poi Porto d'Asco, sì. Proprio per non far caso. Sì, per non parlare. A proposito sì, sì. Di legarsi a un ambiente, Giovanni, tu nel corso della tua carriera hai giocato, hai vestito tante maglie. Sei rimasto a Notaresco, che ambiente hai trovato, che tipo di società hai trovato? L'anno scorso è stato un campionato molto brillante, devo dire. Devo dire che è un ambiente dove, non dico familiare, però di persone per bene, dove si respira calcio, perché si respira calcio, però un ambiente sano, fatto di persone per bene, è stato il primo motivo, al di là della scelta dell'allenatore, che poi lo conoscevo dall'anno scorso, è stato uno dei motivi per cui sono tornato volentieri, poi il contratto era scaduto, ma ci siamo sentiti da subito. Quindi quando parti con un progetto di persone che sono affidabili, serie, che hanno, e parlavamo prima del rispetto dell'allenatore di tantizzazione, parti con un approccio diverso, quindi è un ambiente a cui sono molto affezionato, anche se sono qui da un anno, quindi devo dire un ambiente bello. Giro sul prossimo turno, una domanda a tutti gli ospiti, tenendo presente che la gara Vigor Senigallia-Recanatese, come al solito quando la Vigor Senigallia gioca in casa, inizierà alle 15, non alle 14:30, soprattutto delle gare delle abruzzesi abbiamo detto, vediamo quali sono gli altri impegni nel girone F, c'è subito un altro derby marchigiano, abbiamo detto quello tra Vigor Senigallia e Recanatese. Per quanto riguarda le altre gare, ci sono Isernia Atletico Ascoli, forse Impronese Fermana e Sora Termoli. Qual è la gara, oltre a quelle delle abruzzesi, che vi stuzzica maggiormente? Io do due a loro, la Novaresco. Secco. Sì. Buono, una bella cosa. Grazie, me lo prendo. Grazie per me lo prendo molto. Per le altre gare, Paolo, delle altre? Arezzano,
dirò una preghiera, quindi vedremo che succede. Il Teramo lo vedo bene, il Chieti è l'unica che secondo me è da triple, è il Chieti. Beh sì, quella è decisamente da triple, visto il blast, la forza di tutte e due. No, il Chieti Atletico Ascoli è un bel banco di prova per Atletico Ascoli. Sì, beh, quello che abbiamo visto la prima mezz'ora contro Avezzano è una squadra, ma cioè, io l'ho detto dall'inizio che l'Ascoli non era una squadra che avrebbe fatto un campionato da mezza classifica, e quindi confermo quello che si è visto domenica, insomma la squadra c'è. A mio avviso passa facile. Facile. L'Atletico Ascoli visto domenica contro Avezzano. Sì. Però sai, ecco, se questo discorso, sì, no? Sì, beh, domenica certo, siamo sempre al banco, la domenica dopo, certo. Quindi è tutto, però comunque la squadra c'è, però forte. Una mole di gioco impressionante, veramente, veramente tanta roba. C'è anche un interessante Senigallia-Recanatese, per il momento la Recanatese manda in panchina il tecnico della Juniors, sì, non ha ufficializzato nazionale al posto di Filippi, perché il direttore sportivo ha detto ci vogliamo prendere la decisione con calma e ponderare bene la situazione. Noi siamo in conclusione di questo appuntamento. Perfetto. Con Anteprima Calcio. Io ringrazio Paolo Michetti. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio Giovanni Formiconi, difensore del Notaresco. Ovviamente in bocca al lupo per l'impegno di domenica a Castelfidardo. Ovviamente la regia, noi l'abbiamo saltata di netto a piedi pari, sì. Di una poltrona per due, ci propone la classifica marcatori. La possiamo far vedere anche adesso, perché è cambiata poco, devo dire, però. Quello che dicevamo la settimana scorsa, il duello tra Banegas e Casolla, lo ha vinto Casolla in tutti i sensi, perché sia sul campo, ha vinto all'Aquila e ha segnato lui aprendo le marcature. Certo. Per il resto è cambiato poco, se non Eusepi, che è salito a quota 5 dopo il gol decisivo contro l'Ancona. Sì, Cascio è un bel giocatore. Sì, sì. Di Tegna non mi ha impressionato, ma Cascio è un bel giocatore. Però vedi, essere... Leonardo, peraltro, si è legato fino, se non erro, per altri due anni alla San Benedettese, proprio in questa settimana, vice capocannoniere. E dunque, questa è la classifica marcatore che giustamente, grazie alla regia che ce l'ha sollecitata, ce soprattutto l'ha perché eravamo preparati, quindi da questo l'ha ricordata. Punto di vista. E quindi grazie a te, grazie, Giovanni. Grazie a te, Matteo. Vi ricordiamo mercoledì il recupero, comunque il proseguo della gara tra Atletico Ascoli e Avezzano, e noi ci ritroviamo venerdì prossimo, una poltrona per due, poi Anteprima Calcio. Vi lascio da tutto campo con Pierluigi Vasile e i suoi ospiti per parlare del Pescara Calcio. Grazie a voi tutti e buona